Avete mai passeggiato sui viali lungotevere, per le piazze e per i vicoli di Roma in una calda sera d'estate? Credo che nessuna città al mondo possa dare la stessa sensazione di libertà, di magia e dello scorrere del tempo che si prova calpestando questo porfido dove sono passati nei secoli imperatori a cavallo e carrettieri, sacerdoti e ladri, popolane scarmigliate e pittori illustri. Ognuno di questi palazzi conserva almeno un frammento della storia più antica di Roma e ogni portone, ogni chiosco, ogni palazzo parla di chi un tempo vi entrò da padrone o da servitore. Quest'umanità, nelle sere silenziose dell'estate romana, sembra voler sussurrare qualcosa al tuo orecchio e farti capire che ognuno, nella sua vita, lascia sempre almeno un piccolo segno di sé in un mattone, in un corrimano o in un palazzo principesco. Nell'androne di Palazzo Ferraioli ci accoglie una bellissima statua in travertino di Flora, dea tutrice della primavera, della fioritura e degli alberi da frutto. Celebrata ad Ovidio nei Fasti, la dea svela al poeta l'origine del suo nome. Un tempo ero conosciuta come la Ninfa Flori, sposa di Zefiro, ma i latini sbagliarono la pronuncia del mio nome e da allora fui chiamata Flora. Palazzo Ferraioli, fatto costruire nel XV secolo dalla famiglia del Bufalo Cancellieri, dette per un centinaio di anni il nome dei proprietari anche alla piazza antistante, una delle più importanti di Roma, oggi rinominata Piazza Colonna per la presenza della colonna istoriata dell'imperatore Marco Aurelio. La sistemazione attuale della centralissima piazza, posta nelle vicinanze del Pantheon e di Montecitorio, fu voluta da Papa Sisto V nella seconda metà del 1500. Di fronte a Palazzo Ferraioli sorge Palazzo Chigi, fatto costruire dalla famiglia Aldobrandini nel XVI secolo, divenne residenza della famiglia Chigi dal 1659 fino al 1916, anno in cui fu acquistato dallo Stato italiano e destinato alla sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questi antichi saloni oggi ospiteranno la mostra di arte contemporanea della pittrice Stefania Chiaraluce e noi ne approfitteremo non solo per visitare questa meravigliosa dimora storica, ma anche per affacciarci su una delle piazze più belle e famose del mondo. Stefania, come nasce la tua arte? Come nasce non te lo so dire, so che però l'ho sentita, è venuta da sola. Il papà era un pittore, scultore del legno, cioè aveva la sua bottega a Todi dove sono nata e cresciuta. E andavo, passavo le giornate con lui nella sua bottega, mi sono innamorata, cioè ero curiosa, mi piaceva da morire guardarlo e così ho cominciato a dipingere anche io. Però la tua arte vedo che contiene elementi di medialismo, di pop art, di street art anche in qualche caso. Quali sono gli elementi poi che la caratterizzano e che tu senti più tuoi? Sì, diciamo come hai cominciato tu nella domanda, in effetti il territorio umbro mi ha condizionato moltissimo. Il verde, i colori, alla fine i miei sono colori della terra, del mondo, c'è l'azzurro, il mare, il cielo, la terra, il rosso, sono tutti colori vivaci ma nello stesso tempo molto caldi. Diciamo che sono nata dipingendo
tramonti, dipingendo le montagne, le colline, quello che mi stava intorno, e piano piano trasformato in astratto. Il paesaggio umbro si trasforma e diventa più che un'astrazione, a mio parere, una fusione di colori. Sì, soprattutto una fusione di colori e di anima. La pop art, ad esempio, trova la sua collocazione nella strada, sì. Nei muri, nel graffitismo, nell'arte in movimento. La tua è un'arte che richiede una collocazione statica, un ambiente, un'ambientazione, una scenografia. Io credo che la mia arte, io la vedo ovunque, perché la vedo anche poggiata per terra, così come la vedi in qualsiasi luogo, anche veramente in un vicolo vicoletto nelle strade di Perugia, magari fuori a un ristorante, qualcosa così, un quadro a terra, questi soprattutto in rilievo, che si mischiano insieme ai mattoni antichi della nostra città di Perugia. Vedo nei tuoi quadri che nell'astrattismo, anche nell'informale più spinto, c'è una geometria che ricorda i mattoni, che ricorda sì. Le pietre, forse della città sì. nella quale tu sei nata, che è Todi, sbaglio? Sì, Todi. Sì, in effetti io penso sempre ai muri, alle pietre, perché mi ricordano la mia infanzia. Il papà aveva questa bottega, per andarci andavo al centro, poi scendevo per le viuzze, le scale, le scalette, tutta questa città medievale. Intorno c'avevo sempre questi palazzi di pietre antiche. Todi, città medievale, come tu giustamente sì. Ricordi, ma soprattutto città etrusca, gli ipogei. Quanto c'è di ipogeo nella tua arte? Di nascosto, di sentito, di interiore? C'è molto, nasce tutto da lì, perché comunque... io sono una persona sia introversa, e qui c'è un po' la rigidità, come dici te, anche dei miei disegni, dei miei quadrati, come a definire delle linee, però nello stesso tempo c'è il mio disordine interiore, che sono i colori, l'astrattismo. So che tu sei anche da poco diventata scrittrice. Sì, è questo qua, Pensieri ed emozioni. Ecco, così casualmente. Sì, casualmente, è lì. Diciamo, sono una raccolta dei miei pensieri. A volte io soprattutto ho dipinto la notte, soprattutto ho scritto la notte. Sono considerazioni semplici che facciamo tutti, però a volte ce ne dimentichiamo. Un libro fotografico, tra l'altro sì, stampato molto bene con... Ogni poesia, chiamiamola così, ogni pensiero, perché io non sono una poetessa e neanche una scrittrice, sinceramente, però è legata o a una foto di un mio quadro tutto a colori, o a una foto di me stessa, perché mi ha scattato un fotografo professionista, che è Fabrizio Gatta. Tornando alle tue opere, tu aderisci alla corrente degli arcani? Allora, gli arcani è un movimento che ha creato il professor Paolo Levi nel 2011 in collaborazione con la San Giorgio Arte. Ha promosso questi artisti, tra cui ci sono anche io. Siamo stati ospiti dell'ONU, siamo stati a Manhattan, siamo stati al Quirinale, siamo stati in tantissimi posti. È un movimento che, dove loro hanno puntato a far emergere dei pittori sia conosciuti che meno conosciuti, e portarli in giro per il mondo. Approfitto anche per citare sì. Alcuni critici di arte che ti hanno seguito nel tuo percorso, come per esempio il professor Giorgio sì. Grasso. Sì, con il professor Giorgio Grasso, con il quale ho fatto molte mostre,
tra cui 2 anni sono stata con lui in occasione della Biennale di Venezia, a Venezia appunto, ad esporre. Poi Vittorio Sgarbi che è... Sì, Vittorio molto carino, quando lo invito alle mostre viene. È venuto anche oggi, sì, qui a Roma. Sì, è venuto anche a Roma. Una persona gentilissima e dolcissima, malgrado quello che si possa, sì, qualche volta pensare, sì, dalle sue esternazioni, sì, così, per carità, simpatiche. Sì, cioè, è una persona che fa molto parlare di sé, però io non posso che parlarne bene, devo dire la verità. Il grande critico d'arte Pico Cellini diceva che uno stile artistico non dura mai più di 100 anni. Come immagini tu gli stili del futuro, l'arte del futuro? Ma io penso che, come su tante altre cose, l'arte del futuro la immagino che torni indietro, che si riparte un po' dall'inizio, perché se no dove andiamo? Cioè, cerchiamo sempre di inventarci cose nuove, ma anche imbruttendole a volte. E quindi io credo che dobbiamo ritornare dagli inizi, ma proprio come arte, come anima, come stile e come tante altre cose.